Nome Vincenzo. Cognome Piano. Vincenzo senza la N, no, o con la N? Vincenzo. Vincenzo, va bene. Vincenzo. Vincenzo. Si dice nella vita. Data di nascita 27/6/1947. Professione presidente Legambiente Sardegna. Segni particolari? Difensore. Molto difensore dei diritti, ovviamente, di ciò che ci sta intorno. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno, ben trovato. Ben arrivato. Buongiorno. Allora, sono tante le attività di Legambiente e io partirei dal chiederti cosa state e su cosa siete interessati e intenti in questo periodo. Ma stiamo preparando l'arrivo in Sardegna di Goletta Verde. Goletta Verde da 30 anni, arriverà all'inizio di agosto nel Golfo della Sinara, in particolare Stintino Porto Torres, e in quell'occasione parleremo sia della situazione di tutte le aree protette, dei parchi, siamo davanti al Parco della Sinara, che parleremo anche però delle bonifiche delle aree industriali, perché il Golfo della Sinara c'ha da una parte l'isola della Sinara, un grande parco nazionale, dall'altra parte c'ha tutto il petrolchimico, tutto quello che sono i veleni e l'inquinamento che ci ha lasciato il petrolchimico. Esatto, sono temi sempre molto caldi, e cercare di capire come poter regolamentare l'utilizzo, ovviamente, di sostanze che sono altamente inquinanti, però almeno nello smaltimento giusto e non distruttivo delle aziende, non sarebbe male se qualcuno osservasse qualche volta qualche regola, se no ci troviamo solo Beh, dobbiamo superare 50 anni fa le industrie per gestire i loro rifiuti facevano un fosso nel terreno e buttavano tutto dentro. È un po' come quelli che mettevano la polvere sotto il tappeto. Sì, però purtroppo non era polvere, ma erano sostanze altamente inquinanti. Per un fatto anche storico dobbiamo anche dire che prima non c'erano manco leggi severe che imponevano alle aziende degli errori. Stiamo parlando del fatto che 60 anni fa non è che non si sapevano, non c'erano normative. Forse adesso una cultura probabilmente. Però sono state situazioni compromesse. Prima di quello abbiamo vissuto l'avventura industriale delle zone delle miniere e poi tutto il disastro lasciato dalle miniere. Possiamo, per le miniere c'è una grande scommessa della Sardegna, che è il grande parco geominerario storico ambientale, farlo diventare occasione di sviluppo, quello che è stato anche una particolarità della Sardegna, cioè alla fine del 1800 la Sardegna era la regione d'Italia più interessata allo sviluppo minerario, le miniere di Montevecchio e di Monteponi erano all'avanguardia. In situazioni, appunto, non c'erano leggi, non c'erano regolamenti. Oggi dobbiamo vivere queste cose rispettando l'ambiente, anzi migliorandolo, e creando però occasioni di sviluppo. La Sardegna non può essere condannata appunto ai disastri, certo. Creati posti di lavoro, ma sono creati anche disastri ambientali. Dobbiamo trovare un equilibrio, vero? Dobbiamo creare un equilibrio, ma dobbiamo creare soprattutto, scommettere su uno sviluppo che sia basato sulla valorizzazione delle cose migliori che abbiamo. Noi abbiamo un patrimonio ambientale eccezionale a livello mediterraneo, è l'unica regione d'Italia del sud che non ha, dove possiamo trovare anche 40 chilometri di coste, ecco, vediamo queste immagini, bellissime. Insomma, di sistemi costieri veramente unici, veramente che possiamo valorizzare. E però questo ha bisogno di un impegno maggiore. Prima si parlava di rifiuti. La regione Sardegna, è vero, ci sono strade litoranee dove si trovano discariche ogni tanto, però la regione Sardegna in generale è la regione d'Italia che gestisce meglio i rifiuti. È la regione che ha avuto... Pensavo che fosse la Lombardia, parlano sempre della Lombardia, non è vero? No, c'è anche... il paese della Lombardia, stiamo parlando di regioni, cioè di situazioni, cioè la Lombardia ha 10 milioni di abitanti, noi ne abbiamo solo 1.600.000. La regione Sardegna è all'avanguardia per la gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata è... Tra le regioni del sud Italia è la prima, è a livello nazionale è al settimo posto in Italia per la gestione dei rifiuti come trattamento di raccolta differenziata. Poi però abbiamo anche situazioni di spiagge dove troviamo discariche o di strade dove troviamo discariche. Dobbiamo fare una crescita culturale. Ancora ulteriore, proprio perché la valorizzazione vuol dire una gestione complessiva di tutto il territorio. Certo.
Sì, cioè, sì, è un malcostume. Purtroppo molto spesso ci si arrabbia perché magari pensi ai turisti, ma se vai nella zona di Capoterra non sono turisti. C'è tutta la zona industriale che se uno fa un giro da quella parte trova completamente ricoperte alcune strade di sacchetti buttati. Diciamo che è anche il contraltare della, cioè via che va avanti, una crescita, che c'è una crescita di gestione negli ambienti urbani, c'è una quota a parte di popolazione che rifiuta anche queste regole e quindi alla prima occasione così lascia i sacchetti a bordo strada. Però c'è anche una maggiore adesso collaborazione da parte di tutti gli enti pubblici per la gestione. Fortunatamente esistono molti volontari, sì, come abbiamo visto e come stiamo anche vedendo in alcune immagini, che poi si fanno carico di andare a ripulire. Beh, noi facciamo ogni tanto delle azioni, si vede delle iniziative di sono spiagge pulite, queste Calamosca, di spiagge pulite, ma sono azioni dimostrative, certo, per segnalare i problemi. Poi però bisogna che le istituzioni pubbliche in qualche modo li risolvano. Quest'anno abbiamo fatto spiagge pulite a Giorgino, faremo a settembre un'iniziativa di Puliamo il Mondo in situazioni in ambienti urbani, lo faremo a Cagliari, in altre città della Sardegna. Il volontariato ha la funzione di segnalare i problemi, non li può risolvere, certo, li deve risolvere le istituzioni, ma insomma, dicevo, la Regione Sardegna ha questi vantaggi. Tornando alla questione delle bonifiche delle aree industriali, ecco, quello è un grosso problema perché ci sono richiesti investimenti di decine di milioni di euro. Quindi la Regione e il Ministero devono in qualche modo convincere chi ha inquinato, in quel caso Eni come a Porto Torres o Eni qui vicino a Macchiareddu, a disinquinare. Senti, ma scusami Vincenzo, però mi risulta che l'Eni con la Regione Sardegna, non so se anche col governo, ha sottoscritto dei patti per... No. Ha sottoscritto, però rispetto alla drammaticità, se così possiamo dire, della situazione, i tempi sono lentissimi. Parliamo di, per esempio, della bonifica della Maddalena. Sì. Per il 2008 si doveva mettere a posto tutto il fondale della Maddalena, ecco, sì, c'è una bonifica incompleta. Un leggero interesse che poi è sviato verso una zona che purtroppo ha subito un disastro ancora più grosso. A quel punto ci si è dimenticati della Maddalena. Esatto, ma la domanda è: perché poi ancora oggi, se vai alla Maddalena, vedi questi mostri lasciati ruderi, arrugginiti a metà, quando dovevamo almeno con giusta causa per gli abitanti maddalenini finirgli i lavori, anche se hai deciso di andare e lì, vabbè, Berlusconi fece quella mossa che ovviamente era molto populista, personalmente molto populista, perché è vero che un terremoto però aveva un'importanza per essere tristi e vicini alla popolazione. D'accordo, ma però il passare dalla Maddalena, dopo che avevi proclamato era lì che dovevi stare a fare il tuo G8, all'Aquila, solo per quel motivo mi sembrava. Infatti il disastro l'ha fatto doppio poi alla fine. Beh, doppio perché se state lasciate le bonifiche a metà, e quel modello di sviluppo per passare, lì è stata bonificata tutta l'area dell'ex arsenale, tutta l'area militare, sono andati via gli americani dalla base di Santo Stefano, è stato bonificato e riconvertito l'arsenale, però vuol dire che un modello di sviluppo nuovo fondato sul turismo non è una cosa semplice. No. Ecco, c'è bisogno che a questo punto che la Regione prenda in mano la situazione della Maddalena e insieme ai governanti della Maddalena provi a tutto questo sistema, gli alberghi che sono stati ristrutturati, possono diventare un'occasione. Però se c'è bisogno, se c'è un grande progetto dietro, che ancora non si può, da solo non nasce un progetto. La Regione ancora un progetto non l'ha preparato. È rimasto tutto come... No, qualcosa si muove. Si è mosso. No, ma sono stati fatti... Il famoso stato centro congressi. Riconvertite caserme, tutto l'ex ospedale. No, ma io ricordo proprio alberghi tirati su, nuovi o ristrutturati, con rimasta tutta la parte in ferro arrugginita perché non avevano più portato avanti i lavori. Se non c'è poi manutenzione, se non c'è gestione... O se l'arsenale, quello che era l'arsenale, poi non diventa un porto che può ricevere appunto imbarcazioni, se i fondali dell'arsenale non sono. Sono tutte cose a metà, c'è bisogno di prendere in mano e di fare un progetto di sviluppo. Cioè i maddalenini meritano
un progetto di sviluppo che superi i disastri del passato. Ma da qui a all'ospedale Marino sono pochi chilometri. Sì. È il primo progetto di disastro ambientale da 100 anni, visto che parliamo di ci vuole, quanto tempo è che diciamo che l'ospedale Marino debba prende iniziative, dice no, prendiamo noi oggi, dovremmo diventare una beauty farm, domani un albergo. Purtroppo sì, c'è mancato Luigi Cogodi, sì, nell'87 lui era assessore, abbiamo questo problema di questo dell'ex ospedale Marino, ma anche problema probabilmente di riconversione del nuovo ospedale Marino. Quell'ex ospedale Marino che era nato negli anni 30 come colonia marina, era una colonia marina, la colonia marina Dux, poi è diventato ospedale, poi è stato abbandonato, stato realizzato negli anni 30. Sì, negli anni 30 come colonia marina, era su pilotista, addirittura... sono a memoria tua che è così? Sono più di vent'anni che si degrada e ha bisogno di un nuovo sviluppo. Fa parte... Diciamo, essendo degli anni 30, fa parte anche della storia di quello era il rapporto col poetto in quel periodo. Però lo sviluppo del poeta. Però ha bisogno di una riconversione. Io vivo da 16 anni, quasi 17 in Sardegna, negli ultimi 20 hai detto che in queste condizioni, per tutti i 17 anni quasi della mia esistenza, ho sentito dire che ogni tanto doveva prenderlo qualcuno. È stata fatta anche la regione ha fatto una gara di affidamento. È un problema complesso perché si trova in un'area molto sensibile come il poeto. È un bene pubblico, è un bene dello Stato, adesso è passato alla regione. C'è chi mi pare che sul piano politico abbiamo delle fazioni. Chi sostiene che deve essere un albergo, altri sostengono che deve essere riproposto un centro sanitario. Questi elementi politici alla fine stanno paralizzando anche scelte finali. Tre minuti più o meno c'è la pubblicità. Torniamo d'accordo con Vincenzo Tiana, presidente regionale di Lega Ambiente. Grazie ancora. Allora, Vincenzo Tiana, Lega Ambiente, Sardegna, il presidente, da un presidente all'altro, in realtà era già qua lui prima, ma adesso torniamo chiaramente a chiacchierare di Lega Ambiente e la domanda che avevamo lasciato in sospeso. Come vecchio sindacalista, volevo sapere, nella zona di Macchiaveggio... Vecchio, 69 anni oggi, glieli daresti, Vincenzo, non ha un capello bianco, come sarà possibile? Sono il miracolo della natura, grazie anche alle lotte di volevo dire... E la zona di Macchiaveggio venne incriminata nel passato, poi ci furono lotte, compreso il sottoscritto, e tu sei intervenuto in prima persona, eccetera. In questo momento com'è la zona di Macchiaveggio? Perché lì ci sono anche le saline che sono importanti, che portano ricchezza e benessere. Com'è l'ambiente? Ma le saline sono un gioiello a livello mediterraneo. Sono anche fenicotteri lì, eh? Beh, fenicotteri, le saline di Macchiareddu, le saline Contivecchi, realizzate nel 1925 dall'ingegnere Luigi Contivecchi, sono oggi una grande oasi naturale. Producono ricchezza, appunto, il sale, lo producono di grande qualità e sono anche un sistema ambientale veramente eccezionale. Quindi c'è un ciclo. Le saline. La Sindial ha bonificato le sponde di Santa Gilla, di tutte quelle che erano inquinamenti degli anni 60. Purtroppo in tutta quella zona c'è ancora un problema, che è tutta la laguna di Santa Gilla, che per Cagliari era una grande ricchezza, ricchezza, ci lavoravano centinaia di pescatori, c'erano le cooperative adesso invece è un grande problema. Non ci lavorano qualche decine di pescatori, non sono più centinaia, non c'è è il sistema ambientale, il sistema lagunare più importante, più ampio della Sardegna, più grande, sono più di 6.000 ettari e c'è bisogno di una sfida poter riavere la laguna di Santa Gilla pescosa, la laguna di Santa Gilla che possa permettere di ricchezza a recuperare la storia di Cagliari. Cagliari era, ecco, la sua laguna è lo stagno di Cagliari, quello il mercato Salissa, del pesce il mercato del pesce di Cagliari, Salissa de Santa Gilla. Non solo, ma era talmente pescosa che a Giorgino c'è ancora la torre
della Quarta Reggia, la Quarta Reggia dove il delegato del viceré, ecco, raccoglieva un quarto di tutto il pescato andava al re. Però perché si pescava molto, adesso si pesca poco, ci sono grossi problemi ambientali in tutto intorno, quindi la prossima sfida è rendere di nuovo un'oasi la laguna di Sant'Agilla. Che è bella, veramente bella anche come colpo d'occhio, sì. E anche quando si arriva in aereo è la prima cosa che si vede di Cagliari. Anzi, la prima cosa per la quale ogni tanto qualcuno, io per primo quando arrivai e atterrai un po' di anni fa, si dice: ma ci arriva fino alla pista o atterriamo dentro l'acqua? Perché c'è quella sorta di effetto. Sì. Perché ogni volta che si va via e si torna in Sardegna, un pochino quella paura c'è. Adesso, visto che non abbiamo tantissimo ancora, volevo capire come Vincenzo Tiene è arrivato a diventare presidente di Lega Ambiente e soprattutto cosa ti ha spinto a prenderti carico di questo grande fardello? Vincenzo, lo so che è un personaggio storico, ci mancherebbe. Sempre impegnato in questo caso. Dall'università, dal 68, io sono ingegnere, sono ingegnere meccanico, però già dal 68, ecco, se vogliamo dire, l'interesse per i temi ambientali è venuto nel 68 proprio su Sant'Agilla, proprio dal problema che è nato in quegli anni dei problemi di crisi di Sant'Agilla. Ai primi anni 70, tutti si ricordano il 73, il colera, quando è stato appunto praticamente bloccata la pesca, sono stati tutti i problemi, i problemi ambientali, le proteste dei pescatori, quella è stata l'occasione per iniziare a occuparmi dei problemi ambientali, e poi ne è venuto un interesse sempre più accresciuto. Poi negli anni 80 l'interesse dalle problemi di Molentargius, abbiamo contribuito con altri a recuperare, a fare un grande parco a Molentargius. Ecco, il nostro obiettivo è che, come è stato fatto il grande parco a Molentargius, è stato bonificato e disinquinato Molentargius, che è una grande oasi di livello mondiale, ecco, si possa fare un grande parco Molentargius-Sant'Agilla. Ma Sant'Agilla è veramente una sfida, nel senso... Il sistema delle zone umide, se uno guarda da Buoncamino, basta, si gira da una parte, vede Molentargius, si gira dall'altra, vede Sant'Agilla. Ecco, questo sistema è un qualcosa che è distintivo, identitario della città di Cagliari, può diventare un elemento di sviluppo per tutta la città di Cagliari. Bene, allora io devo davvero fermarci qui, magari ci sarà modo di rivederci più avanti, anche da settembre, come volete, potremo parlare rispetto al tema ambiente c'è sempre molto da dire, ed è sempre molto interessante anche tenere informati i nostri telespettatori o teleascoltatori. In una battuta si può dire che tu abbia ricevuto questa sensibilità ambientale dalla famiglia o te la sei costruita tu? Anche dalla famiglia chiaramente. Ok, era solo per capire un po' le parti che coinvolgono poi un personaggio così tanto di spessore storico a iniziare un percorso che dura da quanti anni ormai? Sono tanti, diversi anni. 68 da lì, da presidente di Lega Ambiente. Sì, presidente di Lega Ambiente degli anni 90, circa 20 anni. Va bene. Beh, insomma, 20 anni di onorata e grande carriera e di grandi battaglie che avete portato anche a casa in molti casi. No, infatti, c'è ancora tempo. Abbiamo sì. Le racconteremo se vuoi quando tornerai anche nei prossimi mesi. Grazie, Vincenzo. Grazie a voi. Presidente regionale di Lega Ambiente. Due dell'abitacolo pubblicità e poi torniamo per la seconda ora.